Quando un uomo sa più degli altri, vive di solitudine. Gennaro Arma, comandante della Diamond Princess, è solo, ma sa per certo che il mondo lo sta guardando. È lì, su quel colosso a 5 stelle, The Brave Captain, a gestire il suono assordante del terrore. Paura mista ad attesa per la quarantena a cui la nave è costretta da 14 giorni nel porto di Yokohama, in Giappone. Su quella nave sono presenti 2.581 passeggeri, 621 i contagiati accertati. Continuano gli sbarchi e il comandante Arma è sempre lì e vi rimarrà. L'abbiamo saputo sin dall'inizio. Lui è di quelli che non mollano. Non chiederà, pur potendo, di essere sostituito perché stanco, stressato. L'altoparlante è l'Arma di Gennaro Arma. Quella voce autorevole e nostra rassicura. Misura le informazioni, non mistifica, e declama pure poesie d'amore, come nel giorno di San Valentino. Gennaro è un nome inequivocabile, è il nostro sud, quello stesso popolo allibito quando Francesco, di cognome Schettino, lasciò la costa Concordia che affondava, occhi negli occhi, davanti l'isola del Giglio. Gennaro ha una moglie e una figlia a Sant'Agnello di Sorrento, terra di profumi e di ciardini. Si chiamano al telefono. Gennaro, come il genovese Piero Calamai, comandante dell'Andrea Doria, affondata il 26 luglio del 1956, che rimase a bordo, ultimo e solo. Tre ufficiali risalirono e lo convinsero alla terraferma. Pare gli urlarono: «Capitano, lasci la nave, cazzo!»